coppia inedita oggi a Terza Pagina, Pacifico e Neri Marcorè, che ci illustrano il loro progetto sulle periferie quotidiane e spirituali in un misto tra ironia e verità. Io amo la periferia da quando ho incontrato te. Mi piace aspettare la sera. Una volta nelle periferie vivevano più gli operai, le classi sociali magari meno abbienti, che appunto potevano permettersi magari meno di abitare in centro, e quindi anche politicamente erano il bacino d'utenza della sinistra. Negli ultimi anni, non so da quando è iniziata questa cosa, da quando la sinistra è stata forse un po' meno sinistra, da quando la destra ha cavalcato più degli argomenti magari che facevano presa sulla rabbia, sul disagio sociale, evidentemente adesso c'è più il bacino elettorale della destra, quindi effettivamente è cambiato molto. Insomma, mi pare che comunque in un caso o nell'altro le risposte che si sono date non sono state mai troppo sufficienti a modificare poi lo status delle persone che comunque effettivamente vivono qualche disservizio in più rispetto a chi normalmente sta in centro. Quindi si parla sempre che poi le città moderne, per costruire città moderne si partirà dalla periferia per renderle tali, e poi alla fine o per mancanza di fondi o per mancanza di idee, che credo sia peggiore della mancanza di fondi, si vivacchia così e si vive giorno per l'altro raccogliendo, ecco, risultati immediati. Raramente si fanno piani a lunga scadenza, sapendo che poi magari il merito di questo ricadrà su qualcun altro, e quindi non si vuole trasferire il merito ad altri, lo si vuole riscuotere subito, immediatamente. Seguendo le strade che portano lontano dalla città. Ero sull'onda migratoria, quella degli anni 60-70, interna in Italia, e ovviamente ricordo che eravamo noi la forma della paura, cioè l'altro, in quel caso eravamo noi. Ricordo come era complesso affittare l'appartamento, le dicerie sui meridionali, cose che sappiamo, il basilico nelle vasche, le galline in bagno. E adesso si è spostata la mira, evidentemente c'è questo bisogno, cioè hai bisogno di una forma in cui mettere quel timore, e quindi forse la paura dell'altro credo che sia atavica. Sì, beh, appunto l'altro assume sempre nomi diversi, ma sostanzialmente è sempre qualcosa che non si conosce, e quindi fa paura proprio per questa ignoranza, perché poi spesso andare a conoscere direttamente quella realtà fa sparire tanti dei timori che spesso ci costruiamo da soli nella nostra mente. Quindi l'altro, alla seconda dei decenni della storia che passa, è di volta in volta il meridionale, l'immigrato, appunto proveniente una volta dall'Albania, una volta dall'Africa, oppure i Rom. Insomma, c'è sempre qualcuno a cui dare, su cui convogliare le paure, a cui dare poi la colpa dei nostri fallimenti.